te fa quel che deve fare, come te bon, è messo un te. Allora, tu fai quello che devi fare con la tua capacità, io sono con te. E devo dire che lui è sempre stato con me, fino all'ultimo. Parlava così di Enzo Ferrari, l'ingegner Mauro Forghieri, nell'intervista realizzata a marzo 2022 da Frame at Work, una delle ultime, prima dell'addio, il 2 novembre. Il Panathlon di Modena lo ha voluto ricordare nel giorno in cui avrebbe compiuto 88 anni, insieme alla moglie Elisabetta, e a chi al suo fianco, con ruoli diversi, ha fatto un pezzo di strada nel mondo che lui ha saputo vivere a 360 gradi. Sono tante le cose che Mauro ha lasciato, tanto il suo lavoro, che è una cosa estremamente importante per tutto ciò che ha fatto, che non tutti sanno quante cose ha fatto al di fuori della Formula 1. E poi la cordialità, l'allegria che nelle persone si ricordano. Ingegnere e progettista della scuderia Ferrari, Mauro Forghieri ha vinto da direttore tecnico del Cavallino 4 titoli mondiali piloti e 7 costruttori. Un cammino iniziato insieme a Giampaolo Dallara, che al tavolo del Panathlon all'autodromo di Modena, nella serata condotta da Leo Turrini, ha sottolineato più volte quanto Forghieri fosse unico nella sua completezza. Mauro faceva tutto, ecco che quello che lo rende unico è... Era allora, c'era una tradizione di progettisti di questo genere. Nessuno di quei progettisti ha vinto come Mauro. Adesso non c'è più nessuno che faccia la macchina completa, quindi è assolutamente unico, ma irrepetibile. E poi era vincente, era bravo. E poi c'era il rapporto con i giornalisti, come quello con Ezio Zermiani, storica voce della Rai, abituato a rincorrerlo nel paddock di una Formula 1 che non c'è più. E rispondeva sempre, ma qualche volta mi mandava anche a quel paese, però gli dicevo: vedi, la differenza è che tutti gli altri possono travisare le tue idee e poi tu ti arrabbi perché il lunedì dici non ho detto così, tu invece quando ti intervisto, faccio la televisione, quello che dici è quello che senti, quindi io non ti posso travisare niente, quindi cerca di trattarmi bene, se no non te ne faccio più l'intervista. Si metteva a ridere perché eravamo molto 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 amici.